Si era procurato il materiale necessario a confezionare un ordigno, sottraendo da un laboratorio i precursori chimici necessari a produrre l'esplosivo, un 21enne italiano di origini kosovare, residente in provincia di Trento. Si era dato un grande da fare, studiando come realizzare un attentato e i possibili obiettivi da colpire. Tutto questo dopo aver aderito all'organizzazione dello Stato Islamico via web, con un giuramento formale pronunciato davanti a uno dei reclutatori dell'ISIS. Ma quando i carabinieri del ROS e la Procura Antimafia e Antiterrorismo di Trento, che hanno seguito con pedinamenti, intercettazioni, via web, il suo percorso di radicalizzazione, i suoi contatti, i suoi preparativi, lo hanno fermato, ha detto di aver abbandonato i progetti. In realtà aveva perfino convinto la fidanzata 18enne di origini kosovare come lui ad aderire all'ISIS. Dalle attività investigative è emerso che i due giovani si erano addestrati con costanza e avevano raccolto i fondi necessari al viaggio verso l'Africa, con scalo in Turchia, seguendo quella che è una rotta percorsa in genere dai foreign fighters. Lì il giovane si sarebbe arruolato nelle formazioni dell'ISIS.